Pronto? Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Sì. Aspettavamo questo collegamento con ansia. Bene, bene, come state voi? Ti sentiamo un po' lontanuccia, vabbè, comunque tutto a posto, dai, siamo qui che aspettiamo trepidanti vostre notizie in diretta dalla Città dei Fiori, quindi sì, vogliamo sapere degli spettaculess un po', no? Sì, già è iniziata un po' la vita mondana, ieri sera alle ore 20 la passerella tradizionale davanti al Teatro Ariston, dove tutti e 22 i big si sono... hanno fatto un po' una bella passeggiatina con i fotografi, con i vari fan. Noi siamo riusciti a riprendere anche la diretta su Facebook, poi a breve anche i vari video, e ovviamente ieri sera siamo stati un po' in giro e abbiamo trovato Michele Zarrillo e qualche altro artista che insomma prima della gara, perché oggi ufficialmente inizia la 67ª edizione del festival. Benissimo, quindi insomma gli animi sono abbastanza caldi, diciamo, sono un po' tutti emozionati, tesi. Hai potuto notare insomma che anche hai visto tra l'altro qualcuno dei conduttori, ero curiosa di sapere come allora, stanno reagendo. No, ieri sono stati, hanno rilasciato l'intervista per la programmazione della prima serata, che ti darò qualche già indicazione. Abbiamo visto tutti gli artisti, sia la categoria big che per quanto riguarda anche i giovani. Devo dire, in questo momento l'emozione la sanno nascondere molto bene, anche i giovani scherzano, ridono, insomma le nuove proposte sono abbastanza frizzanti. Devo dire, Gabbani è quello che il balletto lo fa ovunque. Lui tra l'altro è anche molto, molto simpatico, devo dire, sì, molto alla mano anche. Lui sì, tantissimo, anche Sergio Silvestre è stato carinissimo ieri, si è fermato con i bimbi, ha dato il 5 davanti al Teatro Ariston, e vi posso dire che qua i tempi sono frenetici, quindi anche loro quando stanno qualche minuto in più, credetemi, fanno una grande fatica. Voi pensate che ci sono solo 800 testate tra radio private, poi tutto il resto, la stampa, la TV straniera, veramente Sanremo è gremita da proprio tutto, tutti i mass media, quindi anche per loro un certo stress. Allora io ti posso dire già la prima serata chi canteranno. Beh certo, ovviamente, vogliamo sapere tutto, insomma, ormai tutti i minimi dettagli di questa prima serata. Ieri è stata data la classifica che già si sa, comunque Albano, Alessio Bernabei, Clementino, Elodie, Ermeta, Fabrizio Moro, La Mannoia canteranno. Ah, tra l'altro La Mannoia si diceva un po' che sia un po' la preferita, insomma, sì. Sì, sì. Vox Populi, eh. Devo dire, sia lei che Sergio sono quelli più più quotati. Mm. Ovviamente a Sanremo c'è insomma una piccola tradizione che quando sono i più papabili poi vengono messi un po' da parte. Beh, ormai lo sappiamo, infatti. E quindi stasera canteranno Giusy Ferreri, Lodovica Comello e poi Ron e Samuel. Questi sono gli artisti, gli 11 big. Ci sarà la giuria di esperti, oltre il televoto, dove ci sarà Linus Morricone, la Rita Pavone, Paolo Genovese, Violante Placido, Greta Menchi e Giorgia Surina. E poi i vari ospiti con Tiziano Ferro, Carme Consoli, Ricky Martin, Raul Bova con la sua bella compagna, la Cortellesi insieme a Antonio Albanese e poi la band abbastanza conosciuta, la Clan Bandit. Questi sono gli artisti che ho, che questa sera si esibiranno sul palco dell'Ariston tra ospiti stranieri. Quindi praticamente questa sera ci sarà anche l'omaggio a Luigi Tenco, no? Sì, Tiziano Ferro canterà Luigi Tenco, ecco, farà questo omaggio, poi ci sarà il duetto con Carmen Consoli e poi ci sarà un medley di Ricky Martin. Questi sono un po' tutte le varie indicazioni. E questa sera le prime 8 canzoni degli artisti in classifica verranno ammesse direttamente alla quarta serata. Invece le ultime 3, parliamo sempre dei big, parteciperanno ad un girone eliminatorio nel corso della terza serata e non accederanno alla fase delle cover, sai che ogni anno... Sì, certo, certo, sì. Quindi... delle cover. Ecco, i 3 che questa sera praticamente, gli ultimi 3, non faranno parte della serata. Quindi verranno eliminati direttamente.
No, verranno mandati al girone eliminatorio. Esatto. Sarà nel corso della terza serata, dove è la serata delle cover. Praticamente 16 canteranno le cover, invece gli altri non avranno questa possibilità e dovranno contendersi la parte finale. Invece domani sera inizierà la gara con le nuove proposte. Benissimo, quindi mi pare che insomma ormai è tutto pronto e siamo ormai in trepidante attesa di questa sera. Sì, questo connubio con Conti, la De Filippi, quindi tutti attesissimi. La De Filippi dice che si sente un po' come Belen Rodriguez. Beh, ovviamente fisico a parte, però comunque vabbè, d'altra parte è come non darle torto, è ovvio. Se è abituata ai riflettori, certo, la macchina di Sanremo veramente è qualcosa di che riesce ad emozionare anche una veterana come lei, insomma, dai. Però d'altra parte Carlo Conti tra l'altro è stato molto intelligente, lo dicevo già prima in corso di programma, a utilizzare tra virgolette, comunque a proporre Maria, che insomma si sa è amatissima dal pubblico italiano, no? Quindi insomma ha fatto una dritta. Sì. Ieri in sala stampa, quando c'è stata la conferenza, praticamente è stato chiesto che cosa vuole lasciare, questo è l'ultimo anno di direttore artistico Carlo Conti, cosa vuole lasciare quest'anno in particolare. Lui dice: il primo anno mi sono inventato qualcosa, il secondo anno insomma il personaggio, e il terzo anno dice: cosa mi posso inventare? E più della Maria De Filippi non c'era nessun'altra soluzione, per non apparire retorico e ripetitivo. Quindi questo è quello, cercare questo connubio di lasciare il terzo anno consecutivo un veramente un bel ricordo. Poi un altro anno insomma sarebbe... Beh, devo dire che ci è riuscito veramente alla grande, insomma non ce l'aspettavamo, ha veramente avuto così un asso nella manica proponendo proprio Maria come co-conduttrice, tra l'altro, perché insomma è una conduttrice anche lei a tutti gli effetti. Prima si diceva la Valletta, però Perché lui si è inventato il personaggio dell'anno scorso, si è inventato poi Gabriel Valletto con Gabriel Garco, ha cercato in qualche modo in questi anni di dare qualcosina in più al festival, anche un po' piccantello, anche con questa serata per esempio degli ultimi tre che vanno direttamente nel girone eliminatorio. Certo non è il massimo per un big, però ci sta Sanremo. Sì, diciamo sì, sì, ma ci sta tutto, perché insomma Sanremo è Sanremo, si sa, no? E ti dico che anche una come Fiorella Mannoia, Oron, o Michele Zarrillo, che ieri è stato carinissimo perché eravamo ancora, ti posso dire che all'1:30 in giro con Fabio e Dario, e abbiamo trovato Michele, che poi manderò una foto dove lui si mette lo sciarpone tipo per farsi la foto in faccia per evitare di essere contrastato, ma scherzava con tutti noi, devo dire molto carino anche lui. In questo momento c'è un bell'ambiente, pomeriggio avremo due nuove proposte dalle 14 in poi, Tommaso Pini e Brasch, e poi altre interviste che manderemo sia sulla diretta di Facebook che poi attraverso il canale di TV Melito. Benissimo, allora che dire, io vi auguro buon proseguimento lì nella Città dei Fiori, ti ringrazio per questo collegamento, mi raccomando dateci sempre delle notizie appena ce le avete, insomma delle novità. Sì, voglio ricordare di controllare sempre la pagina Facebook, perché noi in diretta faremo sia metteremo le varie foto e anche le dirette, quindi durante la giornata noi siamo in continuo movimento, e poi di seguire Melito TV, che verranno viste in tutte le varie interviste, e poi Italcalabria.it, che fanno il diario di bordo di Sanremo, quindi insomma in tutti i modi. Noi siamo presenti come sempre, insomma ogni anno a Sanremo, si sa, soprattutto tu che ormai sei appunto una delle veterane insomma di Sanremo. Devo dire che ho ritrovato un sacco di persone dopo 12 anni ed è anche in sala stampa molto bello, e ti vedrei bene Giovanna. Grazie cara, io ti ringrazio anche.
Prossimamente vorrei anche essere una delle dei vostri. No, ci sarebbe da dire sul look, poi in particolare un look, parliamo anche adesso delle mise. Ah sì, sì, certo, certo, che mi interessa, tra l'altro. Durante le prossime giornate ci sarà anche il collegamento con Fabio, dove darà la sua classifica, essendo un po' uno straniero qui, darà una classifica sua. Però voglio dire, come look, fantastica Elodie. Che sì, sì, è vero, è vero. Una di un'eleganza, e devo dire un paio di tacchi ieri sera che mamma mia non so come ha fatto. E poi bellissima Bianca Zei, elegante Paola Turci, eclettico Gabbani, mi viene da dire, poi la Giusy Ferreri, bella, aggressiva, grintosa. Quindi insomma, di look peggio vestiti quest'anno mi sa che non, vabbè, ancora è presto per dirlo, dai. No, io dico, ieri della passerella potete vedere che c'è tutto il tutte le foto, però qui devo dire a me è piaciuta moltissimo Elodie con un look molto come dire, molto elegante, molto chic. E poi Paola Turci, bianco e nero, molto elegante. La Mannoia, bella, una Miss Easy, proprio scarpone nero, molto rocchettana. Aggressive, aggressive. Aggressive, sì. E poi Gabbani, devi vederlo, molto con una camicia rossa, anche lui molto eclettico. Insomma, poi faremo anche un pochino dei più di quelli che sono un po' più eclettici e quelli che per timore hanno deciso del bianco e nero. Insomma, quello vabbè, dai, rassicura un po' tutti, vanno sul sicuro, dai, dai. Devo dire, la Giulia Luzzi aveva una gonna trasparente, lunga, di un po' di pinto, un po' di ricamata, con una gonnellina più, diciamo, meno trasparente di sotto, un paio di tacchi con un calzino bianco. Vai a guardare questa foto, poi mi dici cosa ne pensi. No, no, ma senz'altro, guarda, credimi che sono abbastanza curiosa, lo farò sicuramente. Okay. Beh, allora niente, io ti ringrazio, mi raccomando, fateci, appunto, dicevo, aggiornateci sempre, ovviamente, nei nostri saremo 24 ore su 24, ricordo la pagina, sì, il canale 817 Melito TV, e ovviamente collegamenti tutte le mattine con verso quest'ora per darvi qualche, già stasera vi daremo sicuramente poi delle belle notizie, domani stasera ci sarà veramente da raccontare. Benissimo, io ti ringrazio ovviamente tutti coloro che sono con te, vi saluto caramente e ci risentiamo ovviamente sempre qui dalla città dei fiori, e staremo a vedere come inizierà questo festival di Sanremo. Un abbraccio a tutti quanti. A presto, grazie Antonella, ciao.